50 anni di storia, 50 candeline per la torta di compleanno della principale kermesse tedesca dedicata al turismo, il Zente di Stoccarda, compie mezzo secolo. Caravanning Motorum Tourismus, questi gli ingredienti di una fiera che negli ultimi anni ha saputo crescere e diventare, per i costruttori europei di veicoli ricreazionali, il principale appuntamento continentale di medio termine. Un palcoscenico di eccezione, ospitato in una struttura di altissimo livello, dedicato ad alzare il sipario sulle ultimissime novità in materia di camper, caravan e accessori. Mettetevi comodi, quindi, perché questi sono i protagonisti della primavera 2018 e spesso prefigurano già, con 6 mesi di anticipo, quelle che saranno le novità 2019. Caravanning Motorum Tourismus, l'anagramma di questi tre concetti dal nome alla kermesse di Stoccarda, ma allo stesso tempo riassume alla perfezione componenti e obiettivi di ogni veicolo ricreazionale. Unire una parte motoristica, generalmente un veicolo commerciale, a una cellula abitabile per creare, così, un vero e proprio strumento a servizio del turismo. Tra le meccaniche di base, il Ducato continua a svolgere il ruolo di major player. Un veicolo, quello sviluppato da Fiat Professional, che si presta ottimamente alla trasformazione a camper e che, pertanto, è adottato trasversalmente da tutte le tipologie costruttive, dal camper puro al maxi motorhome, senza tralasciare naturalmente profilati mansardati, di ogni genere, stazza e collocazione a listino. Partiamo allora proprio dai veicoli in cui la meccanica di base si rivela essere preponderante, fornendo non solo la motorizzazione ma l'intera scocca, i furgonati. Sono un vero e proprio fenomeno commerciale e si arricchiscono di diverse new entries. Da Imer ecco infatti il lancio di una nuova gamma, si chiama Imer Car 3, è disponibile per ora in due modelli e va ad affiancare, con un look interno più giovane affidato all'essenza Grand Hawk, gli Imer Car tradizionali. Niente nomi legati a location turistiche, però i fratelli minori dell'Ayers Rock e del Grand Canyon si chiamano Free 540 e Free 600 e con lunghezze di 541 e 599 cm vanno a offrire un layout interno contraddistinto in coda dal matrimoniale trasversale, eventualmente scomponibile per liberare un ampio vano di carico. Identica, per entrambi i modelli, è la toilette, contraddistinta da WC a cassetta con tazza girevole, porta a serrandina, lavabo a goccia e doccia schermabile tramite la classica tenda con binario guida soffitto. Mentre particolarmente interessanti sono, per il Free 600, la presenza di ben due armadi guardaroba, uno alle spalle del living, l'altro alla base del frigorifero compressore, mentre il piccolo 540 si segnala per l'originale posizione del frigorifero, fruibile sia dall'interno che dall'esterno del veicolo. Per entrambi, poi, Imer offre la possibilità di richiedere un tetto a soffietto, in modo da beneficiare di 4 posti letto. Molto interessanti, infine, i prezzi. In Germania si parte da poco più di 41.000 euro. Ancora il tetto a soffietto contraddistingue, sempre in casa Imer Car, il piccolo Sydney, ora offerto in versione celebrativa GT60. Lungo appena 496 cm, questo polivalente offre fino a 5 posti in viaggio e 4 posti letto grazie a un particolare layout interno con matrimoniale trasversale scomponibile alle spalle della zona living di stampo marcatamente automobilistico. Disponibile in 3 allestimenti speciali, White Line, Silver Line e Limited, Sydney GT60 offre un ricchissimo equipaggiamento di serie, a partire dalla meccanica di base Fiat Ducato con motore da 150 cavalli, a fronte di un vantaggio per il cliente finale che, nelle versioni più accessoriate, sfiora i 9.000 euro. Punta invece sul colore, con una brillantissima verniciatura Baltic Orange metallizzato, la Spring Edition di Malibu. Abbinata al conosciuto e apprezzato 600 di B2 Charming, in particolare, porta in dote una dotazione di serie particolarmente ricca e comprensiva, oltre alla verniciatura extra serie, di cerchi in lega, serbatoio del gasolio maggiorato a 120 litri, climatizzatore, doppio airbag, cruise control, sensore di parcheggio, zanzariera scorrevole per il portellone laterale, frigorifero ad 80 litri, riscaldamento potenziato con Truma Combi 6 CP Plus, serbatoio di recupero coibentato e riscaldato e materasso posteriore comfort a 7 zone con sostegno diversificato. Non cambia, invece, la disposizione interna, contraddistinta da matrimoniale trasversale posteriore e toilette centrale, completa dall'interessante WC scorrevole a scomparsa, in grado di liberare un ampio spazio per la doccia separata. Le economie di acquisto e di esercizio sono invece il leitmotiv alla base del nuovissimo X-Van, il furgone attrezzato proposto in Germania da X-Go. Recentemente tornato a presenziare anche il mercato italiano, il brand di casa Rimor scende in campo tra i furgonati con un van su Ducato, contraddistinto dalla presenza, posteriormente, di un matrimoniale trasversale scomponibile per lasciare spazio al tradizionale vano di carico. Lungo 599 cm, largo 205, alto 265, l'X-Van offre poi una toilette centrale con mobile lavabo ad angolo e di fronte a questa un blocco cucina a sviluppo lineare affiancato dalla colonna dedicata a frigorifero trivalente e armadio guardaroba.
Ancora un van, ma completamente inedito anche nella meccanica di base, è quello proposto da BZM. Si tratta di uno studio realizzato sulla base del nuovissimo MAN TGE 3.180 4x4, fratello gemello del Volkswagen Crafter che fece il proprio esordio nel campo dei veicoli ricreazionali proprio lo scorso anno, qui a Stoccarda. Contraddistinto dalla trazione integrale, abbinato motore 2000 TD da 177 cavalli, il prototipo BZM è dedicato a ospitare 3 o 4 persone abbinando tetto soffietto e letto matrimoniale trasversale posteriore. Blocco cucina e toilette sono invece collocati centralmente, mentre il living opta per poltrone automobilistiche la cui posizione è regolabile grazie ad apposite guide a pavimento. Ancora il nuovo TGE è poi proposto anche come van multifunzionale dedicato a chi necessiti di un camper puro in grado di trasportare un motociclo. Il maxi matrimoniale posteriore infatti si trasforma tanto in una dinette quanto in un immenso vano di carico. Sempre più van, quindi, e sempre più accessori a loro dedicati. Teleco presenta la nuovissima Flatsat Classic 50, si tratta di un'antenna satellitare automatica pensata per secondare gli spazi disponibili sul tetto di un van e di conseguenza poter funzionare e operare senza incontrare ostacoli nel puntamento, ma al contempo assicura tutte le peculiarità tipiche dei prodotti di casa Teleco, a partire dalla potenza, dalla semplicità di installazione e dalla facilità di funzionamento dei sistemi smart. Un'antenna satellitare automatica che, con un disco da 50 cm e un'altezza contenuta da appena 15, rimane una presenza discreta e poco impattante anche dal punto di vista aerodinamico. A fianco ai camper pure di dimensioni medio-grandi, quelli con lunghezze nell'orbita dei 6 metri, crescono le proposte dedicate a chi cerca la massima compattezza, con veicoli polivalenti in grado di sostituire l'auto di tutti i giorni, offrendo costi di gestione ridotti, prestazioni e consumi in linea con quelli di una normale monovolume. Molto gettonata è in questo campo la base del Ford Transit Custom. Spinto dalle nuove motorizzazioni EcoBlue da 105, 130, 170 cavalli, il Transit Custom equipaggia un nuovo Dreamer Select Cut Cost, van modulare lungo meno di 5 metri e pensato per servire al meglio le esigenze del proprio equipaggio. L'ultimo nato nella brand di Casa Rapido è infatti un veicolo con tetto soffietto che è capace di trasportare fino a 6 persone sfruttando 3 file di poltrone indipendenti, di ospitarne 4 a pranzo per la notte, di offrire un blocco cucina completo di fornello, lavello e frigorifero e una zona posteriore con vano di carico e armadio guardaroba. I sedili indipendenti, inseriti su guide, possono essere aggiunti, rimossi e riposizionati a seconda delle necessità del momento. Altro fiore all'occhiello del gruppo Rapido, Westfalia gioca la carta del nuovissimo Nugget Plus. La base è sempre quella del Transit Custom, ma in versione passo lungo, con lunghezza complessiva di 534 cm e sovratetto monoblocco in vetroresina. Quanto basta, insomma, per realizzare un interno capace di ospitare 4 persone grazie al living anteriore con semi dinette trasformabili in letto matrimoniale e al soprastante basculante ripiegabile a ginocchio da 210x140 cm. In coda, invece, spazi e servizi con blocco cucina L completo di frigorifero a pozzetto da 40 litri e mini toilette posteriore separabile completa di lavabo abbattibile e di WC a cassetta. Dedicato espressamente a questo veicolo e in generale a tutti quelli allestiti su Transit Custom è il nuovo portabiciclette sviluppato da Alco e Savico. È progettato per trasportare due bici con un carico utile nella versione base di 60 kg ed è dotato di un braccio girevole che gli permette di essere facilmente spostato lateralmente, anche una volta carico, in modo da garantire in ogni momento il libero accesso al portellone posteriore. Inoltre, quando non è carica, la slitta di supporto può essere ripiegata verso l'alto in modo da risparmiare spazio. Il Nugget Plus non è però la sola novità in casa Westfalia. La casa tedesca presenta infatti anche il nuovo Michelangelo, realizzato sulla base del Nissan NV300, il fratello giapponese del francese Renault Trafic, del tedesco Opel Vivaro e dell'italiano Fiat Talento. Mosso da un motore da 1,6 litri con potenza di 145 cavalli, Michelangelo è un polivalente da 499 cm di lunghezza caratterizzato da 4 posti in viaggio, garantiti dalle poltrone cabina e da 2 poltrone indipendenti posteriori e altrettanti per la notte con il tetto soffietto abbinato al classico matrimoniale trasversabile posteriore che va a coprire lo spazio delle poltrone singole una volta abbattuti gli schienali. Come spesso accade, il blocco cucina è addossato alla parete laterale sinistra ed è affiancato, oltre che dal classico tavolo abbattibile, da un mobile armadio con chiusura a serrandina. Ancora meccanica Ford, questa volta però con il Transit in versione chassis skeletal con telaio ribassato e carreggiata posteriore allargata e la scelta di Challenger per equipaggiare il nuovissimo Graphite Edition 358 EB. Consuetudine primaverile, la serie speciale della casa transalpina è un vero e proprio laboratorio che prefigura le collezioni della prossima stagione commerciale, proponendo una ricca dotazione di serie a un prezzo particolarmente accattivante. È così anche quest'anno, con un profilato con basculante lungo 719 cm che riprende uno dei layout oggi più richiesti, quello del 288 EB, vantando però una ventina di centimetri in più nella lunghezza complessiva.
Ecco, allora una camera da letto posteriore con matrimoniale centrale nautico regolabile in altezza in funzione delle necessità di carico del sottostante garage, una toilette passante con doccia indipendente, un blocco cucina completo di colonna frigo separata e, naturalmente, un living anteriore con semidinetta L e divanetto laterale sovrastati dal classico letto discendente. Il tutto, poi, abbinato a una dotazione onnicomprensiva in cui figurano anche la motorizzazione più potente, quella da 170 cavalli, il cambio automatico e 5 anni di garanzia Ford. Stessa meccanica di base, il Transit 2000 EcoBlue da 170 cavalli con cambio automatico Select Shift equipaggia poi l'edizione limitata primaverile di casa Chausson. Si chiama Titanium 758B e va a rappresentare l'anello di congiunzione tra il profilato con basculante e matrimoniale centrale, con lunghezza contenuta entro i 7 metri, il 628B, e quello da 7,5 metri di lunghezza, il 718XLB. Il nuovo arrivato vanta infatti una lunghezza di 719 cm, 4 posti letto sempre pronti, garage posteriore a volume variabile e una ricca dotazione di serie a fronte di un prezzo di sicuro interesse. Si parte infatti da poco meno di 55.000 euro. Fratello transalpino del Fiat Ducato, il Peugeot Boxer ha fatto il proprio ingresso nel gruppo Knaus-Tabbert equipaggiando i richiestissimi e super equipaggiati Weinsberg Carrà Compact Edition Pepper. Spinto dalle motorizzazioni 2000 Blue HD da 130 e 163 cavalli, il commerciale francese sale di rango ed entra ufficialmente nel catalogo Knaus, equipaggiando i nuovissimi Vantee Platinum Selection, versioni super accessoriate dei profilati compatti Vantee. Disponibili in due modelli, 550MD lungo 599 cm contraddistinto da un layout con matrimoniale trasversale posteriore su garage, e 650MEG 703 cm di lunghezza sfruttati per offrire letti gemelli posteriori su garage, i nuovi Vantee Platinum Selection sono dedicati alla coppia e offrono tra gli altri, oltre alla normale dotazione di serie, doppio airbag, cruise control, climatizzatore, cerchia in lega, serbatoio di recupero coibentato e riscaldato, retrocamera, impianto multimediale con radio DAB Plus e navigatore satellitare, impianto TV LED con antenna satellitare automatica, veranda e lo scambiatore automatico delle bombole del gas con paletto di filtri. Un vantaggio economico di oltre 16.000 euro che permetterà di ridurre a poco più di 55.000 euro la cifra da indicare sull'assegno. Se il vostro equipaggio è più numeroso, però, niente paura. Knaus propone la medesima ricchezza di allestimento anche per i nuovi Motorhome Vanille Platinum Selection. Portano in dote la meccanica di base Fiat Ducato, la presenza del letto matrimoniale basculante anteriore, per un totale quindi di 4 posti letto sempre pronti, e sono disponibili in tre versioni. Alle 550MD e 600MG, già peculiari dei Vantee, si aggiunge infatti l'intermedia 600MG, 676 cm di lunghezza e un layout interno con letto matrimoniale trasversale posteriore su garage. Il Zente vede, poi, il debutto di tre nuovi veicoli che completano l'offerta degli entry-level di casa Knaus, la serie Live. Si tratta di un mansardato, il Live Traveler 550DB, di un profilato classico, il Live T590MF, e di uno con basculante, il Live Wave 650MX. Lungo meno di 6 metri, Live Traveler 550DB offre 4 posti letto abbinando il matrimoniale in mansarda a quello ricavabile dalla trasformazione della dinette classica. Non mancano, poi, un blocco cucina con colonna frigo separata, una toilette completa di doccia, ricavabile sfruttando la rotazione della parete del lavabo, due armadi guardaroba e un utile gavone esterno a sviluppo verticale. La zona posteriore, inoltre, può essere separata e creare così una vera e propria dressing room. Più grande, con una lunghezza di 644 cm, il Live T590MF è un profilato dedicato alla coppia che opta per il più tradizionale dei layout interni. Offre infatti un matrimoniale longitudinale alla francese affiancato dalla toilette organizzata con un locale posteriore, WC doccia e un lavabo esterno all'americana. A fianco a questo, lungo la parete sinistra, trovano spazio l'armadio guardaroba, la colonna frigo e il living, basato sulla semidinette integrata con le poltrone cabina girevoli, mentre sul lato opposto ecco ingresso e blocco cucina sviluppo lineare. Prima assoluta anche per l'interessante e attesissimo Live Wave 650MX. Lungo 698 cm, offre 4 posti letto grazie all'abbinamento tra matrimoniale basculante anteriore e letto centrale nautico posteriore. Quest'ultimo in particolare vanta dimensioni decisamente generose, 192x162 cm, ed è collocato sopra il garage, mentre centralmente non manca una toilette passante con doccia indipendente e blocco cucina L con colonna frigo separata. Il soggiorno, invece, si affida a una semidinetta L completata dalle poltrone cabina ed a un divanetto laterale per poter accogliere fino a 5 commensali. Molto interessanti, anche in questo caso, sono i prezzi. Si parte, infatti, da meno di 55.000 euro. Costa ancora meno, 49.900 euro, e offre addirittura 7 posti letto e altrettanti omologati il nuovo S70DK di Sun Living. Il brand entry level di casa Adria alza infatti il sipario su un profilato con basculante a forte caratterizzazione familiare che si ferma un millimetro al di sotto dei 7 metri di lunghezza.
Disponibile così come tutta la nuova collezione Sun Living con due varianti d'interno, con ante dei pensili in tinta legno per offrire un ambiente più caloroso, o laccate bianche dedicate a chi privilegia la massima luminosità interna, il nuovo S70DK si inserisce nel cuore dell'offerta della gamma S-Series, proponendo un maxi living anteriore con doppie dinette singole e matrimoniali affiancate, ingresso centrale, blocco cucina L completo di colonna frigo separata, toilette con doccia e, in coda, letti a castello trasversali con gavone garage a volume variabile. Il tutto unito anteriormente al classico letto basculante, la regola del 7, insomma. Dedicato invece alla coppia è l'Optima Premium V65 GE 50 Years Edition Anniversary, versione celebrativa insieme al più grande T70F dei 50 anni della celebre casa tedesca. Si tratta di un profilato dalle dimensioni contenute, 679 cm di lunghezza e 216 di larghezza, contraddistinto da uno dei layout interni oggi più richiesti, quello con letti gemelli posteriori su garage. Elegantissimo negli esterni, moderni automobilistici, non tradisce negli interni, ispirati a un gusto contemporaneo e ricco di dettagli, esattamente come le pari grado Caravan Ammiraglia Premium. Atmosfere raffinate, quindi, a disegnare un abitacolo con semidinette e divanetto contrapposto, servizi centrali con toilette modulare e doccia separabile sfruttando un gioco di paratine rigide e camera padronale a sovrastare vano di carico e doppia armadio guardaroba. Ricchissima, poi, è la dotazione di serie che comprende, tra gli altri, cerchi in lega, sistema Hobby Connect con gestione delle utenze di bordo tramite app, impianto TV satellitare con TV LED da 19 pollici, copriletto e cuscini decorativi personalizzati, scambiatore automatico delle bombole del gas e presa a gas esterna per il barbecue, rilevatore dei gas soporiferi e moquette, il tutto, naturalmente, su meccanica Fiat Ducato 35 Lite con telaio ribassato Camping Car Special. Questo stesso telaio è stato scelto da Bürstner per equipaggiare la nuova gamma di Motorhome XEOI. Eleganti e personali negli esterni, automobilistici e pienamente in linea con i migliori standard del marchio di appartenenza, hanno interni giocati su forme morbide ed ergonomiche che arredano con gusto gli spazi a disposizione. Dotati di doppio pavimento Thermofloor, gli XEOI vedono il debutto ufficiale del nuovo i690G, lungo 699 cm e pensato per ospitare un equipaggio di 4 persone. Si caratterizza infatti per un layout interno con letti gemelli di ampie dimensioni, 190 e 200 cm di lunghezza, 80 di larghezza, situati su garage e armadio guardaroba, ai piedi dei quali trovano collocazione il blocco cucina, sistemato lungo la fiancata sinistra, sviluppato L e completo di colonna frigo separata, e sul lato opposto la toilette, corredata di doccia separabile, il cui allestimento prevede la rotazione della paratina che ospita il classico mobile lavabo. Anteriormente, invece, il compito di accogliere commensali spetta al soggiorno, con una semidinetta L completata dalle poltrone cabina e da una poltroncina laterale a circondare il classico tavolo centrale. 4 posti letto sempre pronti, garantiti dai gemelli posteriori del basculante anteriore, quindi per un motor moderno, piacevole e ben accessoriato. Sviluppato proprio in funzione dei veicoli realizzati sulla base del telaio originale Fiat è il nuovo sistema di livellamento automatico Alco High 4. Dopo il lancio delle versioni dedicate esclusivamente agli allestimenti basati sull'Alco AMC, l'azienda di Kurtz guarda i veicoli con telaio Camping Car Special mantenendo tutte le specificità del progetto originale, a partire dalla soluzione idraulica decentralizzata. Pensati per un peso totale massimo di 6 tonnellate, Alco High 4 per telaio Fiat vanta un assemblaggio autonomo per ciascun piedino in modo da permettere un consistente risparmio sui tempi e sui costi di installazione e al contempo non pregiudicare gli spazi di carico sul veicolo. Il telaio AMC, acronimo di Automotive Chassis, rappresenta evidentemente un plus notevole per qualsiasi allestimento su meccanica di base Fiat Ducato. Si tratta di uno chassis realizzato in funzione dell'allestimento, che permette a ogni costruttore di individuare il passo, il ribassamento e la struttura ideali per le proprie finalità. Non sorprende, quindi, che nel tornare a presenziare il segmento dei motorhome di lusso, Euromobile abbia scelto proprio il Ducato Alco come base per i propri Integra. Una gamma, quella della Factory di Sprendlingen, che dopo la presentazione dei grandi 890eB e 890QB, lunghi quasi 9 metri e dotati di doppio asse posteriore, ha iniziato a esprimere anche versioni più corte. Prima il 700eB, lungo 715 cm e contraddistinto dai letti gemelli posteriori su garage, ora è tempo di debutto anche per il nuovo Integra 700HB. Dotato di scocca autoportante e di doppio pavimento passante, ma comunque capace di contenere l'altezza esterna entro i 292 cm, Integra 700HB si propone di rinnovare uno dei layout interni più richiesti e diffusi nei veicoli di medie dimensioni, quello con matrimoniale trasversale posteriore su garage. La camera padronale, infatti, oltre a beneficiare di un letto di dimensioni corrette, 210x140 cm, completo di regolazione elettrica dell'altezza, si vede affiancata da una vera e propria toilette passante, sviluppata su tutta la larghezza del veicolo.
due porte scorrevoli, una anteriore e l'altra posteriore, vanno infatti a delimitare un ambiente contraddistinto dalla presenza di un mobile lavabo centrale alla cui destra trova posto una doccia di ispirazione domestica. A sinistra del lavabo, invece, vi è il passaggio verso la camera posteriore, in modo da lasciare spazio verso la parete per l'armadio guardaroba e per il classico locale WC. Più tradizionale, invece, è il resto dell'abitacolo, con blocco cucina centrale completo di colonna frigo separata e living anteriore con semidinetta L, poltrone cabina girevoli e divanetto laterale. Incluso nel prezzo, 93.900 euro, è anche il riscaldamento a convettori ALDE. La stessa meccanica di base, il Fiat Ducato Alco, equipaggia le novità di casa Cartago. Partiamo dalla prima, si chiama C-Tourer 148 Edition ed è un motorhome in edizione speciale e limitata che affianca il conosciuto apprezzato 148, proponendo interessanti novità sia nel prezzo di listino, con un vantaggio per il cliente finale di circa 10.000 euro, sia nello stile. All'esterno, infatti, il nuovo C-Tourer 148 Edition si riconosce immediatamente per la carrozzeria, che abbandona il grigio pastello a favore di un look total white, e per la nuova calandra anteriore, cromata e contraddistinta da un'elegante motivo a barre orizzontali che ricorda da vicino lo stile aggressivo di un noto costruttore tedesco di auto di prestigio. Internamente, invece, spazio al nuovo arredamento in stile Casablanca, con il mobilio in ciliegio dalle venature marcate affiancato dalle eleganti pannellerie bianco lucido per i pensili a creare un ambiente elegante, raffinato e luminoso. Mentre è molto ricca la dotazione di serie, che propone, tra gli altri, cerchi in lega, climatizzatore automatico, cruise control, macchina da caffè Nespresso con supporto, frigo da 165 litri con cella freezer separata, antenna satellitare automatica Teleco Flatsat da 85 cm con TV LED da 24 pollici, impianto multimediale con retrocamera, radio DAB Plus e navigatore satellitare, moquette e scambiatore automatico delle bombole del gas. La grande novità della Factory di Ravensburg è però la nascita di una nuova gamma di motorhome, si chiama Liner for Two e affianca, nella fascia premium dell'offerta Cartago, le classi Chic E-Line e Chic S+. Come sottolineato dal nome, i nuovi arrivati sono veicoli destinati a soddisfare le esigenze di due persone. Il layout interno, infatti, opta per un vero e proprio maxi soggiorno posteriore con dinetta G, capace di ospitare, in sosta, anche 8-9 commensali, servizi centrali con blocco cucina di dimensioni ed equipaggiamento domestici, maxi toilette passante con doccia indipendente e anteriormente una vera e propria camera padronale con il classico letto basculante sostituito da due letti gemelli discendenti da 195 e 200 cm di lunghezza, 80 e 75 di larghezza a movimentazione elettrica. I nuovi Liner for Two saranno disponibili in un totale di 4 versioni. Il primo a essere svelato al ZMT è il nuovissimo Liner for Two 53, lungo 783 cm e allestito su meccanica di base Fiat Ducato Maxi con telaio Alco AMC e massa complessiva di 4.500 kg. Lo stesso modello, in opzione, potrà essere richiesto con chassis Iveco Daily 50C, trazione posteriore su ruote gemellate e massa complessiva di 5.600 kg. La nuova serie Liner for Two si completerà nel prossimo futuro con le più grandi versioni 53L, lunghe 8,5 m e affidate alle meccaniche di base del Fiat Ducato Maxi con telaio Alco AMC Bias o come optional all'Iveco Daily 65C. Per tutti, il livello di allestimento rispecchia quello delle classi Chic E-Line e Chic S+, e offre, tra gli altri, doppio pavimento passante da 36 cm di luce, riscaldamento a convettori ALDE, due batterie dei servizi al gel e scocco autoportante di tipo premium con doppio rivestimento esterno e interno in alluminio. Per ora riservate agli allestimenti più esclusivi, la nuova frontiera in materia di autonomia energetica è rappresentata dalle nuove batterie al litio. Entrate da qualche mese a far parte della dotazione standard dei franchi a Titan e Platin, sono ora disponibili anche su tutti i veicoli Imer e Imer Car, incluse nel nuovo Imer Smart Battery System, che prevede l'abbinamento tra una batteria AGM da 95A e una litio da 135 collegate in parallelo. Un sistema, questo, disponibile ovviamente anche per il nuovissimo B-Class 674 Supreme Line, fratello minore dei recentissimi 704 e 708 lanciati pochi mesi or sono al Caravan Salon di Düsseldorf. Allestito su Fiat Ducato Maxi con telaio Alco MC e massa complessiva di 4.500 kg, il nuovo B-Class Supreme Line 674 è un motorhome da 739 cm di lunghezza pensato per ospitare un equipaggio di 4 persone, abbinando il classico basculante anteriore a due ampi letti gemelli posteriori. Centralmente, il nuovo B674SL vede la presenza della toilette, completa di doccia separata, inserita lungo la parete destra, e del blocco cucina L con colonna frigo su quella sinistra. Anteriormente, invece, il soggiorno opta per una semidinetta L con divanetto laterale e poltrone cabina girevoli a circondare il tavolo centrale. Il tutto, poi, è abbinabile a due design per gli interni, Grand Oak o Velvet Ash, e due colorazioni per la carrozzeria, bianca o argento metallizzato. Eleganza simile, ma meccanica di base Mercedes-Benz Sprinter a trazione integrale, sempre in casa Imer per il profilato MLT 570 Sixth Edition 4x4.
Presentato lo scorso anno per celebrare i 60 anni del prestigioso marchio tedesco, in abbinamento al parigrado Motorhome MLI 570, offre una dotazione di serie esclusiva abbinata ad altrettanti esclusivi interni in essenza Kevin e Nussbaum e, grazie alla trazione integrale, può districarsi agevolmente anche fuori dai percorsi asfaltati. Lungo 674 cm, offre un layout interno con letti gemelli posteriori su garage e, compreso nel prezzo, vanta un pacchetto celebrativo del valore di oltre 27.000 euro, che permette al cliente finale di risparmiarne più di 9.000 e di beneficiare di un profilato di alto livello, comprensivo anche di TV da 32 pollici con antenna satellitare automatica, di retrocamera con doppia ottica, navigatore e Eimer Smart Multimedia System e, all'esterno, di vernice metallizzata per cabina e cellula. Ancora lo Sprinter, ma nella più tradizionale e semplice trazione posteriore, equipaggia lo Stanton, interessante profilato compatto proposto dalla britannica Autosleepers. Lungo appena 594 cm, lo Stanton è dedicato a soddisfare le esigenze della coppia. Il layout interno, infatti, prevede un conviviale living anteriore con divanetti contrapposti in modo da lasciare alla zona posteriore il compito di ospitare la toilette d'angolo, completa di doccia separata, l'armadio guardaroba, il blocco cucina, comprensivo di forno a gas e grill, l'ingresso e un utile mobile basso sviluppato per contenere al proprio interno il classico frigorifero trivalente. Per la notte, poi, ecco due possibilità: trasformare i due divanetti contrapposti in un matrimoniale trasversale oppure sfruttarli come letti gemelli utilizzando parzialmente anche le poltrone cabina, girevoli. La stella Mercedes-Benz però non brilla solo sullo Sprinter, al CMT debutta nel mondo dei veicoli ricreazionali anche il nuovo pick-up classe X. Disponibile con due motorizzazioni turbo diesel da 2,3 litri, X220D da 161 cavalli e X250D da 187 cavalli, a cui si aggiungerà nei prossimi mesi la potente X350D con motore V6 3000 da 255 cavalli, nuova classe X a trazione integrale permanente 4 matic, abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti o all'automatico 7 G-Tronic, mentre la più potente X350D potrà contare sul modernissimo 9 G-Tronic a ben 9 rapporti. Con una portata complessiva di 3,5 tonnellate, la nuova classe X si presta bene a diventare la base per cellule pick-up, ci ha pensato lo specialista Tischer abbinandovi una cellula Trail 230S. Con una lunghezza complessiva di 4 metri e una larghezza di 2,10, la cellula realizzata da Tischer per i pick-up doppia cabina si caratterizza per la capacità di ospitare fino a 4 persone sfruttando un matrimoniale in mansarda da 198x150 cm e uno ottenibile trasformandola di net trasversale. A fianco a questa, lungo la parete destra, trovano collocazione il blocco cucina e la porta d'ingresso, mentre sul lato opposto ecco l'armadio guardaroba, il frigorifero, la toilette d'angolo con voce a cassetta, il piatto doccia e il lavabo a scomparsa. È invece ormai unicamente destinato all'impiego per allestimenti di grandi dimensioni, con massa complessiva tra 5,6 e 7,5 tonnellate, il prestante Iveco Daily, base scelta da diversi prestigiosi costruttori per i propri liner, grandi o compatti che siano. La prima grande novità di questa tipologia costruttiva presentata al CMT 2018 infatti non si segnala per la lunghezza, che supera di poco gli 8 metri, né per l'imponenza delle forme volutamente automobilistiche, né tantomeno per la massa complessiva, limitata a 5,6 tonnellate pur a fronte di una portata utile di 1200 kg. Il nuovissimo Le Voyageur Signature 8.0 CF infatti punta tutto sulla tecnologia e a tutti gli effetti è il primo motorhome a non essere dotato di specchi retrovisori esterni. Fiore all'occhiello del gruppo Pilot, infatti, Le Voyageur, insieme allo specialista Vision Systems, ha progettato e realizzato il nuovo ed esclusivo sistema Smart Vision. Il controllo degli ingombri posteriori e laterali è affidato a telecamere ad alta definizione, capaci non solo di superare i classici coni d'ombra, ma anche di offrire una visione rinforzata e implementata quando le condizioni di luce si fanno più critiche, vedi il tramonto o di notte. Chi guida può controllare cosa accade a fianco al veicolo tramite due appositi monitor laterali sistemati agli estremi del parabrezza senza andare a distogliere lo sguardo dalla strada, migliore aerodinamica, quindi minori consumi e grazie alla possibilità di utilizzo anche in sosta come videosorveglianza, massima sicurezza. Il Signature 8.0 CF merita però di essere scoperto anche negli interni, moderni, piacevoli e ricercati. Dedicato a ospitare un equipaggio di 4 persone, offre due camere da letto situate agli estremi dell'abitacolo, con un matrimoniale centrale posteriore in aggiunta al classico basculante anteriore. Il living centrale, ampio e conviviale, beneficia di una maxi dinette trasversale, mentre la toilette passante è corredata di una vera e propria doccia indipendente di stampo domestico. Ha una lunghezza simile, 809 cm, ma opta per il Daily da 60 quintali, il nuovissimo Carver 791 RL, l'ultimo nato in casa Concorde. Da sempre specializzato nella costruzione di liner di lusso, il prestigioso marchio tedesco lancia un nuovo motorhome dedicato a soddisfare le esigenze della coppia, a cui offre un maxi living posteriore con dinetta U, sviluppato in un ambiente da ben 210x160 cm. Sotto questa non manca naturalmente il classico garage, che in abbinamento al doppio pavimento passante offre ampie possibilità di stivaggio. Il blocco cucina, sviluppato lungo la parete sinistra, ha forme morbide ed un equipaggiamento di tutto punto, in cui figurano naturalmente anche il maxi frigorifero e il forno a gas.
Non possono mancare poi un utile mobile bar con vetrinetta fruibile direttamente dalla zona soggiorno e un ampio armadio guardaroba. Anteriormente, invece, lo spazio alla toilette passante, completa di doccia indipendente e che, con un gioco di porte, può andare a separare la cabina di guida, contraddistinta dalla presenza di un basculante pensato però non come il classico matrimoniale trasversale, ma come una vera e propria camera discendente con letti gemelli. Morelo, invece, concentra le proprie attenzioni sulla collezione Loft, ora arricchita da alcune piante già conosciute e apprezzate sulla gamma Palace. Quasi nascosto in mezzo agli ultra lussuosi Empire, al Zente fa il proprio esordio il nuovo Loft 84L, motorhome da 873 cm di lunghezza, allestito su Daily 70 C18. Dedicato a ospitare 4 persone, abbina il classico basculante anteriore a una maxi camera posteriore con letti gemelli, uniti a V. Ai piedi di questi ecco la toilette organizzata a Roundbad, il grande locale passante schermato da due robuste porte scorrevoli in cui sono ospitati, lungo la fiancata sinistra, il WC e la doccia d'angolo di dimensioni domestiche, mentre l'armadio guardaroba e il lavabo sono addossati alla parete di destra. Non mancano, naturalmente, un blocco cucina di ispirazione casalinga e un living anteriore con dinetta L e divano contrapposto. Il tutto, oggi anche con il nuovo mobilio trend, più scuro ed elegante, e come da politica aziendale Morelo, in versione totalmente personalizzabile per assecondare gusti ed esigenze del committente. Se un liner deve offrire la massima comodità, lo spazio e l'autonomia, il compito di una caravan compatta è quello di essere facile da trainare, accogliente e capace di essere una risorsa a servizio del proprio equipaggio, sia che questo decida di utilizzarla per vacanze itineranti, sia che si privilegino relax e riposo più stanziali. Perché però non unire a tutto ciò uno stile unico, magari in linea con quello di una vera e propria leggenda come l'Airy Patrol? Colorazione esterna rossa per la parte inferiore della carrozzeria, bianca per quella superiore, coppe e ruote cromate, tetto sollevabile in vetroresina con pareti in tela per avere la giusta altezza interna in sosta, ma in viaggio a contenere il valore ad appena 226 cm. Si chiama Airy Patrol 530 Rockabilly ed è l'ultima nata di una fortunatissima stirpe. Uguale a se stessa da ormai 50 anni, eppure capace di evolversi, è un esempio di caravan che non vuole rinunciare a nulla. È compatta, è abbastanza leggera e offre tutto ciò che possa servire a due o tre persone. Una dinetta anteriore, un letto matrimoniale posteriore, un blocco cucina attrezzato, una toilette completa di WC, cassette e lavabo, un armadio guardaroba, un frigorifero da 90 litri, riscaldamento da 4 kW, boiler e il serbatoio dell'acqua potabile da 30 litri. Se invece del rosso preferite l'azzurro oceano, niente paura, Airiba propone la Troll 530 anche nella giovane e vivace versione Ocean Drive, identico per entrambi il prezzo, 24.990 €. Decisamente più classica, tranne che nel layout interno, è l'ultima nata in casa Bürstner. Si chiama 490TK e va ad arricchire la gamma di accesso Premio Life. Lunga 595 cm, 707 con il timone, larga 212, alta 261, ha il compito di strizzare l'occhio alla famiglia numerosa alla ricerca di una carava non eccessivamente ingombrante, piuttosto leggera, ma capace di offrire 6 posti letto. Il segreto è tutto nella disposizione interna, con un matrimoniale trasversale anteriore da 189x152 cm a cui piedi si sviluppa una dinette, anch'essa disposta trasversalmente, e che una volta trasformata regala un secondo matrimoniale da 188x122 cm. I restanti due posti letto, dedicati ai più piccini, sono invece collocati in coda, con due letti a castello trasversali da 192x71 e 190x63 cm. Al centro dell'abitacolo, invece, la Premio Life 490TK vede la presenza di ingresso e cucina, riunite sul lato sinistro, toilette armadio guardaroba su quello destro. La nuova Premio Life 490TK può poi contare su una sorella gemella, appartiene alla famiglia Z-Joy, si chiama 480QLK e porta un cognome che ha scritto pagine fondamentali nella storia del caravanning, Detlefs. La Factory Disney arricchisce la propria offerta di caravan entry level con questo nuovo modello, la Z-Joy 480QLK, andando così a proporre anche un modello dedicato alle famiglie numerose dopo aver soddisfatto le esigenze della coppia con le 390QSH, 410QL e 460LE. Al Zemte, però, la vera grande novità di casa Detlefs è rappresentata da una caravan prototipo, si chiama Zgo 525RZ e deriva dalla conosciuta Zgo 515RE, rispetto alla quale però è leggermente più lunga e raggiunge così 659 cm. Invariato è di conseguenza il layout, con dinette anteriore sviluppata U, servizi centrali con toilette, armadio e guardaroba lungo la fiancata sinistra, blocco cucina e colonna con frigorifero da 142 litri lungo quella destra, così come la camera posteriore, contraddistinta dalla presenza di due letti gemelli di ampie dimensioni, 215 e 205x90 cm. Ciò che cambia totalmente, invece, è la presenza di un fold-out posteriore, un sistema che permette a questa caravan di creare all'occorrenza un posto letto supplementare da 185x70 cm sfruttando una porzione estensibile dedicata alla parete di coda.
Basta infatti aprire l'apposito portello, sganciare e sistemare puntellare la base di appoggio dell'estensibile e sistemare l'apposita tenda impermeabile perimetrale per ottenere un quinto posto letto, utile magari a ospitare un bimbo durante la stagione estiva. Di tutt'altro genere, invece, è la novità di casa Weinsberg. Si chiama Karawan 740 UVF Edition Ice e, come ben sottolineato dal nome, è dedicata a coloro che amano particolarmente la stagione invernale. Vera e propria ammiraglia della produzione del marchio di casa Knaus-Tabbert, la nuova 740 UVF è una maxi caravana a doppio asse da 746 cm di lunghezza, sviluppata con un occhio di riguardo per gli amanti di neve e freddo e oltre alla coibentazione particolarmente curata è dotata di serie di riscaldamento con vettori alti distribuito anche all'interno del pavimento. Dedicata alla coppia esigente e amante della comodità, offre una maxi dinetta U anteriore accanto alla quale trovano collocazione il blocco cucina e sul lato opposto ingresso e colonna frigo. Centralmente, invece, ecco un vero e proprio soggiorno di tipo domestico, con divano a due posti con funzione relax elettrica che ne permette una trasformazione in chaise longue per beneficiare al meglio della visione della Maxi TV LED, ospitata in un ampio mobile dedicato, mentre in coda non mancano la camera da letto con matrimoniale longitudinale alla francese e la toilette con locale WC e doccia abbinati a un lavabo esterno in stile americano. Interessante, alla luce di quanto offerto, il prezzo 32.890€. Dedicati a tutte le caravan, anche a quelle con peso massimo di 2 tonnellate e mezza, sono poi i nuovi piedini di appoggio elettrici Up4 sviluppati da Alco. Gestibili comodamente tramite un apposito telecomando, sfruttano piedini premium dotati di piastre di appoggio Bigfoot antiscivolo e dall'ampia superficie di appoggio e in caso di emergenza, vedi la classica batteria scarica, possono essere sbloccati manualmente. I nuovi Up4 poi sono compatibili con il movimentatore Alco Ranger e pertanto i due sistemi possono essere gestiti da un unico telecomando dotato ovviamente di selettore della funzione desiderata, parcheggio, movimentazione e livellamento, quindi diventano sempre più comodi, veloci ed efficienti. Caravanning Motorum Tourismus, quindi, una manifestazione, il CMT, che riesce in maniera esemplare a coniugare strumenti e servizi per il turismo, chi ha voglia di viaggiare, chi di turismo si occupa. Dove andare, cosa visitare, come raggiungere le destinazioni, come organizzare la propria vacanza, qualunque cosa questa voglia prevedere. In fondo, proprio questa è la vera libertà. Non devono stupire quindi i numeri del CMT 2018, 2192 espositori in rappresentanza di 100 diversi paesi, 120.000 metri quadri da visitare con 6 padiglioni dedicati ai veicoli e agli accessori e 4 alle destinazioni, 1.000 veicoli esposti di 143 brand diversi, 85.000 visitatori nel solo primo weekend di apertura con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Una vera e propria festa per celebrare 50 anni di storia, ma non solo. Il CMT celebra, infatti, la voglia di incontrare, di viaggiare, di scoprire, di imparare usi, costumi e culture diverse, provenienti da tutto il mondo. Mostra tutti gli strumenti disponibili per lasciare a ogni visitatore prima e ogni persona poi la massima libertà di scelta.